come tutte le assemblee nazionali che si rispettino, la relazione del Presidente va ai voti. Quindi chi è iscritto alla fine della relazione dovrà votarla. Nicola vota, Nicola chiamerà la votazione in approvazione della relazione, contrari e astenuti. Quindi attenti, chi ha la tessera la tiri fuori, se no si vota con il badge che avete. Se dovessimo andare 50 e 50 andiamo a verificare se siete iscritti o no, quindi attenzione. Tanto grazie. Io penso che tre giorni come questi siano veramente rari nella politica italiana, non nel PDF, nella politica italiana. 16 ore più o meno di discussione netta proprio tra venerdì e domenica, con 12 tavoli operativi su materie vive, fondamentali, con veramente, se ho contato bene, sono 90 interventi tra i tavoli e le sessioni pubbliche complessive, sono numeri veramente significativi. Ho visto che siamo rappresentati da tutta Italia, ogni regione d'Italia, ed è bellissimo questo, l'idea che, e voglio farvi davvero un ringraziamento speciale, da Sicilia, Sardegna, dai lembi estremi, dal Piemonte e dal Friuli, dalla Puglia e dalla Calabria, insomma sia arrivato un popolo, vuol dire che questi 4 anni di lavoro hanno costruito una presenza territoriale. Non so chi ieri citava Calenda, che con le bandierine sul suo sito, noi in confronto siamo molto molto avanti, ma noi siamo avanti per caso, siamo avanti perché abbiamo lavorato questi anni, abbiamo lavorato così, con questo metodo, che è un metodo che necessita oggi di un salto di qualità, senza ombra di dubbio. Il primo salto di qualità lo ha evidenziato Fabio Torriero ieri, e che sicuramente qui si è manifestata una classe dirigente. Cioè, abbiamo oggi, forse dopo la festa nazionale in maniera certificata, una classe dirigente nazionale e territoriale che è capace di produrre, è capace di analizzare i problemi, che è capace di dare soluzioni. Questo è quello che fa la politica. Molto semplicemente questo. Noi dobbiamo essere molto chiari sul chi siamo, cosa vogliamo e dove andiamo. Questo è con grande semplicità e nettezza quello che dobbiamo comunicare ai nostri interlocutori. Lo devono avere chiarissimo. E per cui non ci impapocchiamo nelle cose che non dominiamo. Cerchiamo di evidenziare con nettezza chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo. La risposta al chi siamo l'abbiamo data con i vari tavoli specifici di lavoro che sono stati anche molto ben governati, congratulazioni, con le proposte che sono emerse. Noi siamo i figli del popolarismo, quello che Fabio Torriero chiamerebbe il pop 2.0. Siamo questo. Il popolarismo nasce su una doppia esigenza. Tradizionalmente è sempre stato questo, fin dalla sua data di nascita ufficiale, che è il famoso appello ai liberi e forti del gennaio 1919. Perché nasce? Perché deve opporsi a due pericoli. Il primo pericolo, il più evidente, è quello che allora si manifestò con il cosiddetto biennio rosso, cioè il rischio del bolscevismo era allora, e oggi io lo chiamerei il rischio dell'azzeramento e dell'impazzimento, quello che la CEI ha definito la perdita del lume della ragione, che io sottoscrivo e ringrazio i vescovi italiani di aver dato una definizione così chiara, perché davvero è questa. E il bolscevismo è stato questo nel 19 e oggi è questo nel 2019. L'altro grandissimo rischio che vede affacciarsi Don Sturzo subito dopo la fine della prima guerra mondiale si chiama nazionalismo. E indubbiamente bolscevismi e nazionalismi hanno prodotto
tragedie. Non c'è un nazionalismo buono come non c'è un bolscevismo buono. C'è una coscienza della difesa, della radice profonda della nazione, che è cosa altra da elevare la nazione a ideologia. Guardate che questa è la grande distanza e la grande fatica, perché noi camminiamo su una via stretta. È molto più facile andare in giro, no? A dire fanculo l'Europa, noi faremo, diremo, Bagnai, come si chiama quell'altro, Borghi, facciamo, tanto poi non lo fanno, quindi non c'è difficoltà a dirlo senza farlo, è facilissimo. Poi vai al governo, diventi ministro, diventi presidente di commissione, cioè tutte le leve del potere in mano, dice ma tutto sommato, sì, brutti cattivi, Juncker embriagone diventa la situazione, no? Viene subito derubricata, ma sempre con quella inconsistenza rispetto a cosa? Rispetto a quale invece noi dobbiamo dare una risposta? Ai bisogni reali delle persone. Il bolscevismo nel 19, come l'estremo relativismo nel 2019, in realtà delle risposte alle esigenze delle persone le danno, ma le danno sbagliatissime, drammaticamente sbagliate, mentre di là si costruisce ideologia e si costruisce sloganismo e si rischia l'opzione totalitaria e inevitabilmente, no, quel riflesso, quel tic esce sempre fuori, di qua la risposta viene data. Il bolscevismo dà una risposta, si chiama socialismo reale, lo mette proprio in pratica e la storia dà il suo giudizio a quello che è stato il socialismo reale. Lo danno i popoli che l'hanno subito. Quindi quella forma di risposta è indubbiamente una risposta sbagliata. Lo stesso problema sta accadendo nel 2019. La risposta viene data a questa ansia di cui parlavo all'apertura della nostra festa, alla nostra infelicità, alla nostra rabbia. La risposta viene data. La soluzione si chiama autodeterminazione. Sai che c'è? Sei libero di fare tutto. Il problema è che quella libertà ti porta dritta al naufragio, se intesa in quella maniera, perché la libertà deve essere scelta e può essere solo scelta per il bene. Se non ci concentriamo su questo, noi perdiamo la bussola e non troviamo più il porto. Perché l'autodeterminazione, che è scelta pur che sia, ci conduce inevitabilmente a un naufragio. Che è il naufragio di Ulisse, che pensa di essere talmente completamente superiore e libero da finire dentro un folle volo. Io credo che il chi siamo sia veramente ben definito e forse dopo questa festa con grande evidenza. Cosa vogliamo? Il problema del cosa vogliamo, io ho provato a risolverlo con l'esercizio che cerco ogni volta di fare e di proporre a voi amici del popolo della famiglia, che è quello della sintesi nella chiarezza. Forse vi siete accorti che qualche giorno fa ho scritto un post di 10 righe che indicava 10 obiettivi del popolo della famiglia. Il cosa vogliamo l'ho racchiuso in 10 righe e noi dobbiamo essere capaci di essere così tranquillamente netti, perché in quelle 10 righe che ho racchiuso appunto in questo posto, io credo che noi abbiamo in questa assemblea inserito tutte le tematiche che poi inevitabilmente ci riguardano. Il primo punto del cosa vogliamo, noi vogliamo il reddito di maternità. Perché lo vogliamo? Per battere la principale emergenza nazionale che è per noi la denatalità unita all'aborto. Questo è il tema. Questo è non quello che vogliamo, la priorità delle nostre volontà, perché abbiamo scelto in un bussolotto, ma perché analizzando i bisogni di questo paese
e a mio avviso il primo bisogno è quello della crescita. Da politico, scevro da ogni altro elemento, il primo bisogno è quello della crescita, se non cresce questo paese muore. Indichiamo come strumento per la crescita i figli. E l'avete detto nella vostra assemblea, l'avete detto nei tavoli tematici, sono arrivate le contabilità del professor Boero, dov'è il professore? Non lo vedo più, Walter. Eccolo là, che dice il figlio costa tot, ma poi alla fine la collettività incassa tot. E allora quel lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che ruota intorno a questo elemento. Se politicamente indichiamo come esigenza, questa la dicono tutti, la crescita, come si realizza la crescita? Per la sinistra si costruisce spendendo soldi dello Stato, a uffa, reddito di cittadinanza. È l'opzione tipica. Il problema del PD col 5 Stelle è che col reddito di cittadinanza è stato scavalcato a sinistra sostanzialmente e ha dovuto sempre rincorrerlo. Questo tipo di proposta. Prendo una marea di miliardi e li metto più o meno a tuffo su milioni di persone. È l'opzione di più timida di Renzi con gli 80 euro. Lo stesso meccanismo, prendo 10 miliardi di euro e mi compro 11 milioni di persone, lavoratori dipendenti che si trovano sulla busta paga gli 80 euro. Questa opzione è fallimentare, non genera crescita, genera inevitabilmente compravendita dei voti e per carità poi Renzi riesce a ottenere il suo 41% come Salvini quando propone il quota 100 riesce a ottenere il suo 34%, ma non genera crescita. Infatti il dato del PIL 2019 è crescita zero, l'Italia è ferma, è l'ultimo paese d'Europa, il 28esimo per crescita in questo momento. In Europa. Guardo al cattivissimo Trump e vedo una locomotiva che tira 5% ogni anno in America, 4%, 3%, con la guerra con la Cina, per carità, con tutti i suoi limiti, ma inevitabilmente e chiaramente lì vedo una direzione di marcia. L'opzione di destra è un'opzione, chiamiamola, tipicamente da laissez-faire. Io abbatto le quantità di tasse che chiedo agli italiani e attraverso questo abbattimento, però anche lì, di solito acquisisco consenso, ma non genero crescita. La crescita in Italia non nasce così. La crescita non nasce, noi non cresciamo più perché non ci sono più bambini, perché quando tu hai 1,26 figli per donna non puoi crescere. Perché chi l'ha contato bene ha detto, partendo dai dati di Boero, che poi 6 milioni di aborti vuol dire aver perso 6 mila miliardi di euro, fa una banalissima operazione matematica che è profondamente vera e noi dobbiamo proclamarla, è questa l'economia, è questo il dato economico. Il secondo punto del decalogo è la riforma fiscale del quoziente familiare, l'avete detto in tantissimi salendo su questo palco. Ancora una volta, quando mi rimproverano, no, che siamo il partito monotematico, ragazzi, noi parliamo di economia, di fisco, non siamo più quelli che fanno la guerra ai froci, come siamo stati chiamati per un po', no. Io non mi ritrovo in questa definizione. Chi pensa che noi siamo quella roba là, ha sbagliato epoca. E noi non siamo neanche nati su quella premessa, perché noi nascemmo dalla sconfitta sulla legge Cirinna. E da quella sconfitta abbiamo preso atto semplicemente che politicamente c'era bisogno di un soggetto politico. Non abbiamo mai detto adesso ci mettiamo a fare la campagna per fare la raccolta firme sulla legge Cirinna. Non siamo un partito di scopo, siamo un partito politico che sempre, in ogni campagna elettorale, fin dalla nascita, ha proposto un ventaglio di opzioni programmatiche estremamente significativo. Qual è la differenza rispetto agli altri? Che invece del bla bla descriviamo un'analisi, scriviamo una proposta e ne indichiamo la realizzabilità, che è una cosa che in politica sembra una follia, perché tutti invece si presentano con un mezzo libro dei sogni che vuole accontentare la platea per prendere più voti possibili. Noi facciamo tutto un altro esercizio. Il terzo punto è tipicamente sturziano.
Sturzo nasce nel 19 perché c'è la proporzionale, i cattolici si battono dal 1905 al 1919 per ottenere la proporzionale. Noi abbiamo aggiunto in queste settimane e in questi mesi la lezione di un altro popolare sturziano che si chiamava Roberto Ruffilli, che scrisse questo meraviglioso libro nel 1987 che si chiama Cittadino Arbitro, perché abbiamo detto che accanto alla necessità della rappresentanza garantita dalla proporzionale ci rendiamo conto che il tempo richiede anche la governabilità, e nella soluzione dell'uovo di Colombo di Roberto Ruffilli è tutto chiaro, talmente chiaro che avrebbe soluzionato la crisi dei fine anni Ottanta, che venne ucciso Roberto Ruffilli per questo libro. Perché quella soluzione era talmente chiara e definitiva, ci avrebbe talmente evitato questo trentennio di disastri, che quelli che puntavano al caos lo hanno dovuto eliminare fisicamente. Proporzionale senza Parlamento, coalizioni con premio di maggioranza a chi arriva primo. È facilissimo, si fa domani mattina, ed è la proposta dei popolari, del popolo, della famiglia, che rendono omaggio al sacrificio di Roberto Ruffilli, che i popolari d'Italia non ricordano più neanche col nome e col cognome, e noi siamo qui a farlo. La quarta questione riguarda la ricerca dei fondi per finanziare quello che abbiamo indicato, e abbiamo detto con chiarezza che noi i 7,1 miliardi di euro annui che vengono attualmente allocati sul reddito di cittadinanza li riallochiamo, che ricordate i soldi nei bilanci pubblici si stanziano ma si allocano soprattutto. Lo stanziamento è l'operazione elettoralistica, quando li allochi effettivamente li dai. Allora noi li stanziamo e li allochiamo, cioè non genericamente togliamo 7 miliardi per farci poi l'amministrata alla minestra che ci interessa, no, li riallochiamo sul reddito di maternità che ne costa uno il primo anno, ne avanzano 6,1, che ci facciamo? Il quoziente familiare e il sostegno concreto alla disabilità, grazie Cristiana, grazie, 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 perché sapete che qui non trovate chiacchiere. Qui trovate la solidarietà umana, perché con Cristiana ho anche cantato ieri, con Piero no, ma Cristiana mi ha fatto persino cantare, e tu sai, Grazia, che non sei sola, non sei sola tu, non è solo nessun disabile di questo paese abbracciato dalle intenzioni in questa fase e dal governo quando sarà la prossima fase del popolo e della famiglia. Perché riteniamo troppo chiaro e troppo evidente che quando noi diciamo che stiamo con gli ultimi e i sofferenti, stiamo con gli ultimi e i sofferenti per davvero, non per ideologia, non per chiacchiere, non per convenienza elettorale, è una questione cruciale del nostro essere in politica. Mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto il tavolo sulla scuola. Maria Verita Boddi è salita sul palco e l'ha illustrato, altri hanno portato lo stesso elemento. Ma quale partito monotematico? La questione della libertà scolastica, si chiama così, libertà scolastica. E alcuni la declinano col costo standard, altro col buono scuola, l'altro col buono famiglia. Chiamatela in quella maniera come volete, ma io voglio una battaglia di libertà sulla scuola affinché ogni famiglia possa liberamente, senza oneri, scegliere dove andare a far studiare i propri figli. È una banalità, spende tanti soldi nelle tasse, è giusto che proprio possa decidere dove mandare i propri figli. Ed è la risposta che diamo alla crisi delle scuole cattoliche che chiudono una ogni settimana, ed è un impoverimento del tessuto storico, culturale e sociale del nostro paese. E Walter Boero, che viene all'Ages, a cui affideremo questo incarico di coordinare i rapporti con i mondi oltre noi, perché ci rendiamo conto benissimo, l'hanno detto in tanti, Giovanni Fiori, ma tanti altri, che dobbiamo parlare con le associazioni contigue, anche quelli che ci guardano un po' in cagnesco,
Walter è più gentile e piemontese di me, quindi insomma può perfettamente adoperarsi in questo ruolo. Partendo dalle scuole, Walter, partendo dall'associazionismo scolastico, dalla FISM, dall'AGESC, tu già hai un ruolo con i genitori delle scuole cattoliche d'Europa, partendo da lì, perché è incredibile che stiamo accettando la moria di decine di istituti, l'istituto dove mi sono diplomato io, dove ho fatto le medie, dove ho preso il diploma di maturità, chiude ed era un punto di eccellenza dell'istruzione non cattolica, ma di questo paese. Ed è incredibile e criminale che una logica ideologica provochi la chiusura di quell'istituto come di centinaia di altri. Dentro la cultura popolare, dentro il chi siamo e il cosa vogliamo, ricordatevi sempre di difendere la più grande delle conquiste dei popolari di questo paese. Si chiama Servizio Sanitario Nazionale. Significa che chiunque può andarsi a curare. Chiunque vuol dire chiunque, anche l'ado, l'assassino, l'immigrato clandestino, chiunque. Guardate che è un trionfo dell'umanità popolare, inventata nel 1978, non c'è sempre stato il Servizio Sanitario Nazionale. È la grande invenzione della cultura di governo rispetto alla sanità, quando vi dicono, ah ma la politica sta nella sanità, è tutto vero, ci sono delle storture enormi, ma viaggiate un pochino in giro per il mondo. E ogni volta che viaggiate, ricordatevi sempre, fatevi un'assicurazione, perché quello che siete abituati ad avere qua, altrove non c'è. E non è un caso. Nelle grandi democrazie, nei grandi luoghi che spesso vengono indicati a modello, quello che avete qua non c'è. E io ho avuto calcoli renali negli Stati Uniti, e se non mostravo prima la carta di credito da cui mi hanno preso $5,500 per visitarmi, all'ospedale non avevo accesso e non ero in pericolo di vita, mi faceva solo tanto tanto male che ho avuto il calcolo renale, sa cos'è. Noi siamo abituati, no, comodamente andiamo al pronto soccorso, ta ta ta, ci opero, tutto gratis, grazie dottore, grazie infermiere, però il mangiare non era tanto buono. Fatevi un giro in America, va, e vedete come funziona. La difesa del Servizio Sanitario Nazionale significa politicamente che noi non accetteremo tagli al Servizio Sanitario Nazionale. Non li accetteremo, caro Nicola Zingaretti, che fai proclami quando fai il segretario nazionale del PD, poi nella Regione Lazio tagli 10 miliardi di euro, chiudi gli ospedali, assumi i medici se sono solo non obiettori di coscienza, cioè non medici cattolici. Questo non te lo consentiremo, lo denunceremo in ogni sede. Ricorderemo agli italiani che non si può essere sempre Arlecchino e sempre Pulcinella, bisogna essere conseguenti alle parole e agli atti compiuti al governo, e vale per Salvini come vale per Zingaretti. Scusate, perdon, chi fa la diretta scriva qualcosa, scusate, ogni tanto gli parte l'embolo al presidente nostro. Il settimo punto del nostro decalogo è fondamentale, spero lo consegno davvero al Movimento Giovanile Nascituro, che nascerà, noi recepiamo la loro mozione, nascerà in particolare con un grande aiuto che daranno sui social, si costituiranno con la loro dirigenza, interloquirà col coordinatore nazionale. È la guerra alle dipendenze, ragazzi, la guerra alle dipendenze è una cosa che non mi fa dormire la notte avendo tre figlie, che ogni volta che pensi, no, io ho una figlia molto grande, anche di 23 anni, ma ci ho passato tutta l'adolescenza col panico del binge drinking, cioè ragazzi che a 14 anni si ubriacano con 14, 15, 18 sciottini di vodka dati da organizzazioni sostanzialmente criminali ma non perseguite né perseguibili, che li portano a fare i giri dei pub, e ogni pub ci sono tre sciottini della vodka peggiore del mondo che li devasta. Ma se attraversate la nostra città è attraversata da carovane tutte le sere che partono e fanno
questo viaggio, alle 2 di notte trovate valanghe di ragazzi completamente ubriachi, la cui conseguenza poi inevitabilmente una notte non facile da tanti punti di vista. La dipendenza da droga, anche qui, se pensate che un carabiniere è stato accoltellato 11 volte da un ragazzo di 18 anni a Roma per una vicenda che ha a che fare con il consumo di stupefacenti, perché inevitabilmente è dentro questo territorio, e soprattutto quel fiume di male che nei locali avvelena, e guardate che il danno che fa la cannabis, l'MDMA, l'ecstasy, ogni droga sintetica, gli oppioidi, nella testa dei nostri figli, se la consumano questi materiali, soprattutto a 17, 18, 19 anni, è irrecuperabile. Io che purtroppo frequento molto gli Stati Uniti, negli ultimi 3 anni ho vissuto e ne l'ho raccontato quello che è la strage del fentanyl. Il fentanyl è un oppioide sintetizzato, pensate un po', per curare, è il miglior farmaco per la terapia del dolore. Se si investisse sul fentanyl e si facessero conoscere ai malati oncologici i benefici del fentanyl, noi davvero avremmo risolto il problema dell'eutanasia. Invece di fatto viene utilizzato il fentanyl negli Stati Uniti come oppioide stupefacente, e negli Stati Uniti ci sono stati negli ultimi 3 anni 200.000 morti. 200.000. Non sto esagerando, voi sapete che quando io dico un numero non lo smentiscono mai, perché non li sbaglio i numeri. 200.000, 70.000 nell'ultimo anno, 70.000. Su YouTube potete trovare un documentario della BBC, che io ho pure linkato in un post qualche settimana fa, e vedete anche come muoiono, alla ricerca dello stordimento definitivo sostanzialmente, che è figlio della ricerca dello stordimento dell'alcol, della cannabis e tutto il resto. Lo stordimento definitivo te lo fai via fentanyl, costa pochissimo ed è una strage che in America viene raccontata come la più grave strage generazionale della loro storia, neanche comparabile alle guerre combattute dai giovani americani nel Vietnam. Pensate cosa significa. E purtroppo, siccome ho esperienza che quello che avviene in America qualche anno dopo me lo ritrovo in Italia, prepariamoci alla guerra al fentanyl, che per capirci è un oppioide sintetico 80 volte più forte della morfina. E hanno già preparato il carfentanil, che è 100 volte più forte del fentanyl. La guerra è anche alla ludopatia, e anche alla pornografia. Mi hanno riprovato l'altro giorno perché, quando c'è stata la vicenda sulla censura di Facebook che ha bloccato le pagine di Casa Pound e di Forza Nuova, io ho difeso Casa Pound e Forza Nuova. Anzi, vi dico la verità, mentre stavo qui sulla presidenza mi ha proprio telefonato Roberto Fiore, perché voleva che facessi parte di un pool legale che andava ad attaccare, a fare causa a Facebook. E loro mi hanno rimproverato, dice, ma come? Se non sei quello che vuole la censura del porno? Io non sono stupido, io... tanti difetti, come dice bene Giovanni Fiori, ho i difetti, tanti, ma non la stupidità. Io non propongo la censura del porno, perché uno scoglio non argina il mare. Io propongo qualcosa, come sempre, da popolare, di buonsenso, che si può fare domani e che è stato già fatto in Gran Bretagna. Si chiama blacklist di impedimento d'accesso ai soggetti minori di 18 anni di età ai siti porno nel nostro paese. Molto semplicemente. Si può fare domani, una bella legge, semplice, si fa domani, come sempre, come tutte le cose del popolo e della famiglia, se si vuole si fa domani, senza un euro, lo si fa perché è giusto, lo si fa perché è di buon senso, lo si fa anche se ti dicono che a 16 anni il ragazzino sa già girare i blocchi, perché a 16 anni forse sì, ma a 10 no. A 11 no, e a YouPorn, la formazione dell'educazione sessuale dei nostri bambini, altro che nelle scuole, si fa su YouPorn a 11 anni ormai, con il piccolo problema che poi nell'immaginario ti si ficca un'idea di sesso dove le proporzioni delle donne sono quelle, le proporzioni degli uomini sono quelli, tu ti senti inadeguato e da lì nasce una scia di disperazione.
a quell'età è questo che ti rovina. Non siamo dei bacchettoni, non lo siamo mai stati, non ho, diciamo così, la storia del bacchettone, non ho la cultura del bacchettone. Voglio soluzioni di buon senso da padre di famiglia. Chiediamo ovviamente, è nel nostro DNA, la proclamazione del diritto universale a nascere per il bambino e del sofferente ad essere curato e mai ucciso. Semplice, semplice, è un diritto universale quello alla vita, è un diritto del malato essere curato e non ucciso, semplice. Chiediamo l'abrogazione della legge Cirinnà, siamo nati su questo, e soprattutto il rafforzamento di tutte le norme contro l'utero in affitto, che sono norme in vigore nel nostro paese, con la legge 40, chiediamo che siano semplicemente rispettate, molto banalmente. E infine l'ultimo punto è il sostegno ai giovani che intendono sposarsi e aprire imprese familiari, perché l'istituto del matrimonio è decisivo. Anche in un colloquio privato che ho fatto con una ragazza figlia di un amico, la prima cosa che gli ho detto ieri, cioè, sposati, stai insieme con questo ragazzo da tempo, sposati. L'assunzione di responsabilità pubblica insita nell'atto matrimoniale, che oggi viene evitato perché nessuno vuole assumersi responsabilità pubblica, perché uno dice ma tutto sommato è uguale, no? Che cambia? È un cruccio che noi dobbiamo avere. Devono aumentare i matrimoni. Mi dite, aumentano anche i divorzi, è vero. L'anno scorso ci sono stati 201.000 matrimoni e 180.000 divorzi. Siamo quasi al rapporto 1-1 ormai. Cioè il matrimonio non regge. Ma il matrimonio non regge perché contro la famiglia si è scatenata un'ideologia violentissima. Qualche settimana fa io ho scritto un articolo, forse l'avete notato, su Bologna 1975. A Bologna nel 1975 si tenne una grande manifestazione voluta dal Partito Comunista Italiano, organizzata dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana, allora segretario nazionale Massimo D'Alema, ma in realtà voluta dal Comitato Centrale del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano, Antonio Bassolino, nomi che conoscete. Quella manifestazione fu oceanica, fu convocata per celebrare la vittoria dei Khmer Rossi che avevano conquistato Phnom Penh cacciando gli americani e la fine di quelle famose guerre del sud-est asiatico di cui vi parlavo prima. La grande conquista di Phnom Penh venne salutata in quella piazza dal quotidiano L'Unità, da tutto l'apparato comunista, dicendo noi saremo sempre accanto a quei combattenti che indicano come traguardo che tutto è dello Stato. Tutto vuol dire tutto, a partire dai figli. E i Khmer Rossi erano noti perché strappavano i figli alle famiglie per rieducarli, e se papà portava gli occhiali, papà veniva ucciso perché era considerato un intellettuale. 2 milioni di morti su 8 milioni di cambogiani. Purtroppo quella cultura secondo cui tutto è dello Stato e la famiglia è un ostacolo a questo realizzare il tutto è la cultura di Bibbiano, perché Bibbiano non è lontana da Phnom Penh. Questo è il punto. Ma se noi non riconosciamo questo, amici, se noi non comprendiamo questo, noi rischiamo di finire nell'ideologismo che dice parlateci di Bibbiano con la scritta BD. Non è quello il tema. Il tema è riconoscere un tratto continuativo e indistinto in cui la cultura LGBT, che nega la naturalità della genitorialità, è la leva finale con cui disarticolare la famiglia naturale. Lì c'è la nostra opposizione assoluta e indefettibile, che non cambierà mai, altro che partito monotematico. È la nostra ragione d'essere. Su questo noi vinceremo in questo paese, perché riproclameremo il diritto
diritto dei bambini ad avere una madre e un padre, perché è la funzione attraverso cui la crescita del nostro paese può essere riavviata. Solo così, solo ripartendo dall'idea di famiglia, noi vedremo ripartire l'Italia, e non è monotematismo, è un'idea alta, popolare della nostra storia che noi torniamo a proclamare. Su questo, signori, si vince. L'ha detto bene Alfonso Gambardella, si vince su questo. Su questo territorio si vince. Su questo territorio costruiremo le battaglie necessarie. Entro adesso nel come, per andare a chiudere a pranzo, che è una cosa che interessa a tutti. Vede, ho sentito dire troppe volte in questa assemblea che figo, sostanzialmente non ci sono le elezioni, no? Ci abbiamo tempo, non abbiamo le urgenze, non ci prende il panico. Noi abbiamo volutamente, quando Nicola ha scritto il programma di questa assemblea, ha avuto questa grande intuizione di partire dagli eletti. Noi dobbiamo costruire, a differenza di altri partiti che hanno fatto ideologia, anche i radicali, l'ho citati molte volte come esempio, i radicali hanno sempre sfuggito il momento elettorale, tranne rare volte, è rarissimo che per esempio si presentino alle amministrative. Noi dobbiamo costruire un partito di eletti, di persone che si misurano sulle elezioni e vanno a governare la comunità, perché lì si capisce tutto, lì si esce dalla chiacchiera generica, si capisce quello che bisogna fare, e ce la possiamo fare, perché adesso a maggio abbiamo una tornata di amministrative che, al di là delle regionali, che da gennaio è giusto, l'Emilia Romagna, tra poco parlerò anche di questo, ci sarà una tornata di amministrative in cui si va a votare in centinaia di comuni, in alcuni dei quali presentare una nostra lista o associarsi a una civica sarà semplicissimo, e avere degli eletti sarà semplicissimo. Non abbiamo citato, tra l'altro, dagli eletti gli amici di Rourè, che hanno fatto esattamente questo meccanismo, si sono presentati, c'è Marcello Protto, eccolo là, e abbiamo, mi pare, 2 o 3 eletti anche lì, no? 3 eletti, quindi 3 consiglieri comunali del popolo della famiglia, e questo noi lo possiamo replicare in 300 comuni e avere 900 consiglieri comunali del popolo della famiglia. Facciamolo, amici miei, mettiamoci in testa questo. Ogni realtà regionale, ogni realtà provinciale si concentri su dove si va al voto al maggio e cominci a costruire la possibilità affinché in comuni medi e piccoli si faccia quella scuola particolare di politica, che è la scuola di politica dell'amministrazione pubblica, che insegna molto a chi non sa. Facciamolo. È un obiettivo concreto del nostro come. Poi sono gli appuntamenti più rilevanti, le regionali inevitabilmente, dove noi puntiamo alle aggregazioni. Io spero di aggregare l'area popolare in Emilia Romagna, lo dico con grande franchezza. Mi piacerebbe vedere l'Emilia Romagna primo laboratorio dove l'aggregazione tra chi siede per esempio nel Partito Popolare Europeo diventi qualcosa di concreto. E poiché in Emilia Romagna la legge dice che comunque le firme le devi raccogliere, è necessario farlo anche con qualcosa di strutturato, quindi io spero davvero che questo esercizio si verifichi in Emilia Romagna e poi possa diventare modello altrove. Senza mai correre il rischio dell'annessione. Il presupposto e il principio su cui non dobbiamo mai cedere è che magari in piccolo, magari in un angoletto, il simbolo del popolo e della famiglia deve esserci, anche quando ci si rapporta magari a realtà più grandi. È la precondizione per costruire l'intesa. Non esistono intese in cui il popolo e la famiglia va a fare semplicemente il candidato in un grosso partito altrui, quella è un'annessione e noi non l'accettiamo. Elisa è il modello ideale, è entrata col simbolo, ha preteso il simbolo a Modena in una realtà che era più grande sicuramente, poi c'è un piccolo particolare, Elisa è stata più brava di tutti ed Elisa è meritoriamente la nostra prima consigliera eletta in un comune capoluogo. Questo strumento è evidentemente
quella roba lì che voi parrocchiosi dite bene, no, le colombe, i serpenti e bla bla bla, insomma. Siate furbi, insomma. Più banalmente siate un po' paraculi, e giocatevi le vostre carte in maniera adatta, territorio per territorio, perché non c'è una regola. Perché il nazionale non impone, perché il nazionale è nato con un presupposto, questo partito è dei militanti che lo animano nei territori, è loro, noi non diamo indicazioni, noi non eterodirigiamo nulla, sui territori si governa e i galloni si conquistano sul campo, i galloni si conquistano perché si fanno le cose, i galloni si conquistano perché i cittadini vi votano, e allora lì c'è una legittimazione. Non sfuggo però alle analisi e all'intelligenza di alcune riflessioni portate avanti, Renzo Herman dal comitato di Pianeselli. Sicuramente dovremo formare un coordinamento che affiancherà il coordinatore nazionale. Ma signori, oggi, forse non vi siete resi conto, ma lo dico ufficialmente nella relazione che andrà al voto, si apre la stagione congressuale del Popolo della Famiglia. Noi a marzo andremo a congresso nazionale, rieleggeremo le cariche. Ci sarà la possibilità di candidarsi a presidente nazionale in una squadra con un coordinatore nazionale, un presidente e un segretario nazionale, e un coordinamento che verrà sottoposto al giudizio degli iscritti. Si voterà. Io non so se presenterò la mia candidatura alla presidenza nazionale, ma ci saranno le condizioni per tutti per fare valutazioni dal punto di vista politico rispetto al percorso da fare nei prossimi 4 anni. Quello che io propongo per i prossimi 6 mesi, ed ero entrato in questa assemblea, vi dico la verità, con l'idea di lasciar fare ad altri questo percorso, ma forse in questi 6 mesi c'è bisogno del mio lavoro, è di incanalare quello che ho detto e che evidentemente ha un respiro politico in questo periodo di tempo, e di sottoporlo dunque all'approvazione dell'Assemblea. Questa indicazione che ho dato di identità, cioè del chi siamo, di cosa vogliamo e del dove andiamo. Ed è il famoso porto che abbiamo voluto indicare nella nostra immagine che ha accompagnato questi 3 giorni di lavoro. Dove andiamo? Non siamo un movimento nato per fare testimonianza. Non l'ho mai immaginato come un mero modo per salvarci la coscienza e l'anima, anche se forse è la cosa più importante di tutte. Io credo che la testimonianza costruisca oggi le ragioni di un consenso. Un consenso non immediato, non avviene subito, deve essere riconosciuto. E affinché sia riconosciuto c'è bisogno di molta presenza. Io sono molto legato a una cosa che chiamo dimatteismo, che è la presenza territoriale, cioè il banchetto, la bandiera, il farci vedere, l'esserci per comunicare, e l'idea che in tutti questi giorni che hanno preceduto la presa di posizione della Corte Costituzionale, i soli ad aver presidiato fisicamente il territorio portando volantini di informazione alla cittadinanza siano stati i banchetti e il Popolo della Famiglia, un po' mi intristisce, un po' mi riempie d'orgoglio, e sono grato a coloro che sono andati a fare questo tipo di lavoro per le strade del nostro paese. Ma eravamo veramente solo noi, fino al giorno della sentenza, e il giorno dopo, anzi un'ora dopo la sentenza, beccavi la dichiarazione della Meloni, no, dei Salvini, e a quel punto si ricordavano che c'era il problema, quando ormai vuoi, no? Quando avevano avuto un anno, intero per fare semplicemente quello che è stato fatto con la mozione sulla TAV. La mozione sulla TAV ha provocato la caduta del governo. Figuratevi se si faceva una mozione sull'eutanasia, se si voleva far cadere il governo si poteva far fare su una cosa del genere, ma evidentemente questi argomenti non sono di interesse né dei leader né dei militanti, in gran caso di Fratelli d'Italia e della Lega. Questa cosa purtroppo interessa davvero solo noi oggi, perché non è percepita la gravità della condizione. Oggi perché la chiacchiera mainstream è: che conquista di libertà, che grande cosa che ha fatto Cappato, che figata, ci si può ammazzare. Mamma mia, mette il panico solo
pensare che l'illogicità sia entrata in maniera così profonda nella testa della gente. È davvero illogico. Quando c'era il comitato, ho partecipato a qualche minuto del comitato della commissione che si occupava di etica. Mi sa che c'era proprio Elisa, c'era la Procaccini che lo guidava, no? Giusto? C'era Paola. Io ho provato a inserire questo concetto. Guardate che ciò che è logico è etico, perché ciò che è logico è giusto. È il grande insegnamento di Papa Benedetto XVI che ho trascritto all'inizio di O capiamo o moriamo. Se noi capiamo, ci salviamo. Se vince l'irrazionalità che rende tutto incomprensibile, moriamo, è inevitabile. Allora attenti a ciò che è logico. Ed è logico che il trionfo della libertà, che diventa uguale al trionfo del suicidio, è un disastro di natura epocale. Perché? Perché il sofferente, che già vive la sua condizione di sofferenza, in un clima che progressivamente racconti come elemento di dignità quello del suicidarsi, mentre evidentemente se io dico che DJ Fabio è stato dignitoso nel suicidarsi, sto implicitamente dicendo che prima la sua vita era meno dignitosa. Noi stiamo costruendo la consegna di un peso insopportabile sulle spalle già fragili dei più addolorati e non ci si rende conto di quanto questo sia terrificante e letale. O meglio, forse ci si rende fin troppo conto. Forse la regia di chi analizza tanti dati e vede che c'è l'innalzamento dell'età e dell'aspettativa di vita di tutti, accompagnato quindi a un inevitabile innalzamento dei costi previdenziali e a un inevitabile innalzamento dei costi sanitari, ha preso una valutazione a livello globale secondo cui alla fine curare costa molto e uccidere costa niente. E noi questo dobbiamo proclamare, che una vita vale molto, vale ogni euro che viene spesa per curarla, sempre. Guardate che oggi questa battaglia ci sembra difficilissima, ma poi cominceranno ad arrivare i morti, si comincerà a vedere quanto incide questo nell'esistenza concreta delle persone. In Olanda già oggi il 4,8% dei decessi non è per causa naturale ma è per eutanasia o suicidio assistito. 4,8% sono migliaia e migliaia di casi. Se sommiamo il Belgio e la Svizzera stiamo parlando di decine di migliaia di morti. Ci sono persone che si sentono male in Belgio e si vanno a far ricoverare in Francia perché hanno paura che in Belgio accada immediatamente una soppressione, perché il medico è ormai educato non a curare ma a valutare parametri che loro definiscono oggettivi secondo la cosiddetta aspettativa di vita e prognosi infausta del paziente. Ci sono documentari che possiamo vedere già su YouTube che sono di anni fa, li sottotitolò persino Il circolo voglio la mamma, che era una roba che nacque 6 anni fa, un documentario belga che si intitola L'eutanasie jusqu'où, e identificava figli che vedevano la madre uccisa senza avere alcuna comunicazione. Perché se tu dai la liberatoria al medico, a quel punto la soppressione del malato diventa qualcosa di quasi automatico in date condizioni. Semplicemente devi centrare alcuni parametri. Ho scritto provocatoriamente che morire di morte naturale tra poco sarà un privilegio dei ricchi, e quando queste cose si verificheranno, le vedrete verificarsi davanti agli occhi, allora davvero si capirà quale capacità profetica ha avuto il popolo e la famiglia nel caratterizzare questa non come battaglia di natura religiosa ma come battaglia politica a difesa dell'essere umano, perché senza una battaglia politica noi non torneremo mai a una stagione in cui la dignità umana sia salvaguardata. E allora ci organizzeremo così, faremo di questa stagione una stagione di presenza sul territorio, faremo di questa stagione una stagione in cui nomineremo
Walter Boero lo abbiamo già inserito nella nomina, in cui i giovani faranno la loro realtà e eleggeranno un loro rappresentante. Ci sono state le proposte di altre tre commissioni che Nicola cercherà di organizzare e di avere anche dei riferimenti che possano costruire un primo nucleo di coordinamento nazionale che possa dunque dare aiuto anche ai territori. Avvieremo la nostra stagione congressuale, da qui a 6 mesi ci ritroveremo per le delibere congressuali. La stagione congressuale vuol dire che da qui a 6 mesi in tutte le realtà vi dovete organizzare affinché si arrivi con le proposte relative al congresso stesso. Nel frattempo ci organizzeremo per essere presenti alle amministrative di maggio in più comuni possibili, per avere più eletti possibili. Monitoreremo evidentemente continuamente la situazione politica, perché non sappiamo mai dove può precipitare. Dopo la crisi di quest'agosto veramente può accadere di tutto, io alzo le mani, davvero può accadere di tutto, quindi state sempre pronti. Magari Renzi si sveglia domani e dice: ho incassato la proporzionale, voglio subito andare al voto, e si vota fra 6 mesi. Quindi sempre massima attenzione. Io non credo alla stagione 2023, come diceva Raffaella. Io penso che la stagione elettorale comincerà nel gennaio 2022, perché il 31 gennaio scade il Presidente della Repubblica. Una volta rieletto il Presidente della Repubblica, questo Parlamento non ha più ragione d'essere, però ciò lascia a noi realisticamente un paio di anni di tempo per organizzarci bene e presentarci alla prossima stagione. La questione, altre proposte che ho sentito e mi sono molto piaciute, è l'idea della camminata sulla via Francigena, che è una proposta di Alessandra Trigilla fatta proprio dai giovani, e dobbiamo cercare di organizzarla perché è sicuramente una gran bella idea e dobbiamo metterla in campo. Ho sentito chiedere di stampa e Vangelo, e cercherò di farla quotidianamente per darvi più informazioni possibili per la lettura quotidiana di ciò che accade. Grazie. Fare stampa e Vangelo alle 8 vuol dire leggere i giornali dalle 5 alle 7 del mattino, insomma, questo per capirci, ma lo facciamo con tranquillità. Se qualche giorno salta, sapete perché. Per esempio domani no, perché vado a Canale 5 per un'ora, e quando si va a Canale 5 per un'ora siamo contenti, eh? Domani mattina vado ospite di Federica Panicucci per un'ora a Mattino 5. Sì, roba del corpo, insomma, è un argomento molto lungo, si sviluppa per un'ora, quindi per chi ci sarà divertente guardarselo, perché è interessante che ancora una volta il PDF sia interlocutore su questi piani. Vi chiedo di fare molta attenzione alla comunicazione territoriale, perché noi sulla comunicazione nazionale, diciamoci la verità, più o meno ce la caviamo, cioè in qualche modo spuntiamo a... Vabbè, però sai, se spunti a Rai 1, spunti a Canale 5, non è proprio banalissimo, non è che succeda a tutti. Cioè, è un qualcosa che noi, per quello che siamo, ricordiamocelo sempre, un partito 0,43% è grasso che cola, insomma, no? Non ho visto più in giro il partito animalista che ha preso più voti di noi all'Europea, sinceramente, se mi dite un'apparizione, non l'ho più visto in giro. Mentre sul livello territoriale dobbiamo lavorare molto di più, incrociare vuol dire non mandare mail ai giornali locali, ma andare a parlare col giornalista della redazione locale, magari del sito, magari della pagina del quotidiano, magari della radio locale, della TV locale, della RAI locale. Parlare con lui, non illudetevi che mandate email non ne frega niente, neanche li guardano. Però magari si può costruire una dinamica per cui è interessante parlare del popolo e della famiglia. Perché? Perché noi siamo una voce che può essere facilmente contestata, ma anche l'unica voce che dice cose in contestazione al mainstream. E allora, come capita qualche volta, se ti metti in contestazione al mainstream, è lo stesso mainstream a dilatare la tua voce. Questo è un gioco che bisogna saper costruire. Non è tecnicamente facilissimo, ma faremo in modo, anche grazie al lavoro di Fabio Torriero, di far sì che queste cose siano il più possibile comprese. Ultima cosa è la necessità della formazione, e sapete che abbiamo lanciato questa idea dell'università della politica. L'università della politica non sarà per tutti, lo dico subito,
L'università della politica punta a formare dirigenza d'élite, non necessariamente del popolo e della famiglia. Cioè l'università della politica punta a formare persone che vogliono sapere molto di politica, evidentemente con un taglio, evidentemente, poiché ci sarò spesso io, ci sarà spesso Fabio, ci saranno spesso Giovanni e altri docenti del nostro mondo, tendenzialmente attireremo al nostro mondo, ma quello che è fondamentale è che ci siamo accorti che le persone non sanno nulla di politica, nulla, proprio la banalità più banale. L'altro giorno anche tra noi ho fatto un esercizio con la povera Cristina Zaccanti, gli ho chiesto un ministro al volo e la Cristina, che adesso sto additando violentemente al pubblico ludibrio, ma vi assicuro che nessuno di voi avrebbe saputo fare, dare la risposta di Cristina. La domanda è: chi è il ministro dei rapporti col Parlamento? Non c'è uno che mi alza la mano. Questo vi è chiaro qual è la questione, vedi Cristina? Tutti, andare su Google non vale. Vedi com'è? Parucci non c'entra niente. Si chiama Dalpa, ragazzi, mi dispiace, si chiama così. Ed è il successore di Fraccaro, così, Fraccaro l'avete sentito nominare, Fraccaro, beh. Allora, noi siamo un partito politico e nessuno di noi conosce il principale ministro dei rapporti tra governo e Parlamento, che, il cui snodo è fondamentale. Nei governi di sinistra questo lavoro lo faceva Franceschini, per capirci, lo conoscete Dario Franceschini, l'avete sentito nominare. È un posto di potere importantissimo. Ci hanno litigato tutta l'estate Di Maio e Conte su chi faceva rapporti col Parlamento, per capirci. Allora noi ci siamo resi conto dall'osservatorio privilegiato del quotidiano La Croce, su cui abbiamo lavorato quindi quest'estate a una intera ristrutturazione, che quello che c'è bisogno è una profonda attività formativa, ma profonda. E quando diciamo profonda intendiamo professionalizzante. Cioè alla fine di questo percorso che noi immaginiamo svolto su 5 moduli, la persona che emerge da questi 5 moduli ha svolto un'attività di livello accademico tale da poter essere seduta accanto a Dalpa, dicendo: ah, tu sei il ministro dei rapporti del Parlamento, e interloquirci alla pari. Cosa che oggi noi non abbiamo ed è la principale causa della nostra debolezza, perché la lettura dei fenomeni politici la facciamo in maniera molto ingenua, e la chat operativa PDF da questo punto di vista è una fotografia straordinaria di ingenuità, però insomma anche utile certe volte averle certe ingenuità. Ora siamo in una fase però dopo 4 anni in cui dobbiamo crescere, perché crescere vuol dire essere sicuri, e quando poi ci si siede al tavolo a fare una trattativa a livello di un consiglio regionale, c'hai davanti un capogruppo alla Camera che tratta con te, non può giocare al gatto col topolino, perché quello ti guarda in faccia, capisce il tuo livello di comprensione dei fenomeni e ti si mangia in un secondo. Se noi vogliamo fare elezioni regionali e presentarci a un tavolo di trattativa, dobbiamo avere personalità, gente specializzata. Dunque sarà legata agli abbonati alla Croce. Chi si lega all'abbonamento alla Croce farà subito il modulo base gratuitamente. Chi è già abbonato alla Croce può partecipare al primo modulo base che terremo a Roma. E poi faremo anche moduli sul territorio per chi farà richiesta di avere moduli per territorio. Non sono convegni. Si entra se si è abbonati alla Croce. Fine. Non è una convegnistica, non si invita chiunque, non serve una sala con 200 persone, serve, qualche volta basterebbe un salotto di casa con una lavagna, 8 persone o 10 persone, ma che dopo una full immersion escano, vi assicuro, prima di tutto duramente mortificati, che sarà la prima azione. Lo dico con chiarezza, ci sarà una forte pars destruens per evidenziare le lacune. Sarà una modalità che nella formazione politica non si è mai vista. Voi siete abituati alla formazione politica tipica da diocesi, che è la convegnistica del prete o similprete che fa la predicozza, tutti che più o meno fanno sì, il gruppo pastorale se ne esce, tutti un pochino vivificati ma senza aver cambiato nulla. Noi faremo qualcosa di radicalmente diverso, e la Croce sarà il fallout quotidiano dell'aggiornamento quotidiano di ciò che si impara nel modulo base, e poi ci saranno i moduli successivi.
Questo è il livello di formazione che noi intendiamo fornire adesso al popolo e alla famiglia. Perché siamo qua a questo territorio adesso, no? Perché adesso per fare le chiacchiere siamo buoni tutti. Adesso ci serve quel passaggio in più. Ci sarà una sede fisica a Roma, a Piazza del Gesù, per fare questo, per chi è di Roma o vuole venire a Roma a farlo. Si partirà subito a ottobre, quindi è già programmabile il primo modulo per gli abbonati alla Croce. E poi, ripeto, sul territorio per chi richiederà questo tipo di formula. È assolutamente necessario questa nuova modalità di formazione. È assolutamente necessario stavolta essere un po' cartavetrata su noi stessi e metterci quel pizzico di cattiveria che ogni tanto sommettere, come avete visto nel contesto, nei dialoghi, nei dibattiti, perché stavolta è utile. E perché questo famoso tempo che ci viene consegnato prima delle prossimi grandi appuntamenti lo dobbiamo far fruttare il più possibile. Io sottopongo dunque a voi questa relazione. Prima però del voto da parte degli iscritti, fatemi fare un ringraziamento davvero caldo allo staff che ha organizzato questa 3 giorni, che ragazzi è stata come sempre non si immagina il lavoro preparatorio, ma tutti i ragazzi, se mi andate a chiamare i ragazzi che stanno anche fuori, che hanno fatto in questo mese e mezzo tutto il lavoro per arrivare, se sale sul palco lo staff mi fa una cortesia, c'erano quelle belle magliette, Nicoletta, Gilda, Guido, ma tutti su Anna Ciappa, eccoli qua, tutti qua per un ringraziamento davvero. Grazie, perché non è stato semplice, è stato, spero per voi, un grande motivo di gioia sentirvi accolti in questa maniera da amici, da persone che hanno svolto un lavoro anche qui in maniera professionale. Vi siete sentiti venendo accolti come nel migliore dei congressi politici che possa esserci. Grazie a tutto lo staff e al lavoro straordinario di coordinamento fatto dal grande Nicola Di Matteo. Grande Nicola. Bravissimo, bravissimo Nicola. Devo dirvi che il video della festa di ieri, quando cantavamo tutti in maniera piuttosto sgraziata, Mare Nero ha avuto un boom di accessi sulla mia pagina, quindi grazie per la figuraccia che mi avete fatto fare, ma bella questa. La torta meravigliosa e pure buonissima, bravi, grazie, grazie a tutti. Adesso tornate, alcuni di voi sono iscritti e dunque pongo ai voti la relazione del Presidente nazionale e l'indizione del percorso congressuale. La stagione congressuale si concluderà per statuto con la convocazione del Congresso nazionale nei giorni 11, 12 e 13 marzo del 2020. Il regolamento congressuale verrà trascritto e trasmesso a tutte le realtà territoriali e prevederà le elezioni in blocco di presidente, segretario, con coordinatore nazionale e coordinamento nazionale. Ci si può evidentemente candidare a liste contrapposte volendolo, depositando, e qui metteremo nel regolamento il numero di quanti iscritti servono per depositare la candidatura. Favorevoli alla relazione del presidente, contrari, fiori e vota contro, fammi la democrazia, su, no? Astenuti, un astenuto, benissimo, 2 astenuti, grazie, e adesso tutti a pranzo, è finita l'assemblea, grazie.